Ciao ragazze, benvenuti in un nuovo video dei prodotti finiti. Allora, sono i finiti del periodo perché diciamo c'è qualcosa di, cioè la maggior parte di giugno manca dei primi giorni di luglio, solo che nei primi giorni di luglio ho terminato confezioni molto ingombranti che non mi andava di tenere per tutto il mese, quindi mi sbrigo perché come al solito vengono dei video lunghissimi e perché ho tantissime cose da mostrarvi. Allora, partiamo con le cose per la casa, detersivi, insomma in generale cose per la casa. Arrivo mamma, aspetta. Allora, la prima cosa che mi viene sotto mano è il detersivo, questo qua della Finish, che è per la lavastoviglie. Sapete che io preferisco quello liquido piuttosto che le Tabs, insomma. E questo qua di solito prendo Finish perché mi piace molto come tipo di prodotto. Lo trovo in offerta da Risparmio Casa 2,79 euro a confezione. Infatti, avevo fatto tempo fa un po' di scorta, adesso è un po' che non vado ad acquistarli. Comunque, questo qua è appunto il Finish Power Gel 0% senza coloranti, conservanti e fosfati. Mi è piaciuto come, diciamo, tipo di prodotto. Qua dice si dissolve rapidamente e il suo potere entra subito in azione. Ripeto, insomma, mi sono trovata bene come mi sono trovata bene con gli altri Finish. Sempre in tema stoviglie, ragazzi, ho terminato lo svelto. Questa confezione appunto classica, il classico basic al limone. Mi trovo sempre bene. Svelto è una garanzia come il Finish, nel senso sono i brand che, a cui mi rivolgo spesso, cioè praticamente solamente a loro per quanto riguarda la pulizia delle stoviglie in generale. E svelto provo diverse profumazioni. E ho provato diverse profumazioni, limone, quello allo zenzero, quello blu, insomma, quello all'aceto, insomma, veramente tantissimi, mi trovo sempre molto bene. Ok, passiamo avanti. Terminato sgrassatore, questo qui di Chantecler, questo classico al profumo di Marsiglia, che io utilizzo per tante cose in casa, quindi lo posso utilizzare per smacchiare i panni, per trattare appunto i panni di Niccolò, le camicie di Emanuele, per pulire delle cose, sgrassare delle cose in cucina. Veramente mi trovo, insomma, è per me un prodotto must have in casa, cioè devo sempre avere una confezione, di scorta. In alternativa utilizzo, cioè successivamente a questo che conosco da anni, anche mia madre utilizza da una vita, ho scoperto anche quello con il bicarbonato, quindi quello lo prendo, ce l'ho sempre una confezione. Solitamente i pannetti di Niccolò e le camicie di Emanuele adesso li smacchio con li pretratto con quello, però insomma questo qua classico deve sempre esserci. Poi passiamo anticalcare. Allora, come anticalcare ho terminato questo qui della Smac, questo ha il profumo di agrumi, appunto scioglie il calcare, previene il calcare, rimuove 100% del calcare appunto con essenza agrumata. Allora, questo qua mi piace molto ragazze e io lo utilizzo per lo più in bagno. Come lo utilizzo? Allora, lo utilizzo sulle rubinetterie, sulla parte di diciamo cromata, lo utilizzo per pulire la doccia, quindi il box doccia. Ma lo utilizzo anche proprio per la pulizia generica, insomma, dei bagni, dei sanitari. Quando voglio fare una pulizia più veloce, senza mettere in mezzo 3.000 prodotti, vado semplicemente con l'anticalcare e tratto sia le rubinetterie che vengono appunto tutte splendenti, che i sanitari, insomma, stessi. Molto pratico. Questi della Smart li trovo forse sempre sui 99 centesimi quando vanno in offerta, 1,19 euro, insomma, un prezzo del genere. Molto pratico perché appunto spray. Poi, altro prodotto sempre della Smac, sempre diciamo l'anticalcare, è questo qua liquido. Questo per quale motivo lo compriamo? Questo formato lo prendiamo per andare a mettere in ammollo le cose nell'anticalcare, tipo diciamo, i filtri, quelli dei rubinetti. Ci abbiamo anche fatto il soffione della doccia. Pensate anche il Geberit, abbiamo pulito con l'anticalcare proprio perché qui l'acqua è molto calcarea. E quindi per diciamo che questo qui tendenzialmente lo uso per mettere le cose in ammollo, quindi per fare tipo un trattamento, mentre quest'altro qua per la pulizia quotidiana, generica. Poi, altro must in casa mia è il Rio Melaceto, ragazze. Allora, io di solitamente prendo questo qua, in questa versione, questa bottiglia qui, per quale motivo ci vado poi a ricaricare lo spruzzino. Mi capita di utilizzare appunto lo spruzzino. Lo utilizzo quotidianamente in cucina, quindi sì, appunto il Rio Melaceto lo utilizzo in cucina in versione spray, ricaricando la boccetta spray. Questo qui, diciamo quello che magari mi rimane, un pochino lo uso anche, mi è capitato di usarlo anche per pulire i pavimenti e mi trovo bene, perché comunque è una soluzione diciamo ecologica che però faccio vedere, non lascia aloni. Sì, eccomi! In braccio vuoi stare? Ma dimmi te, questa prima donna che deve stare. Deve stare a San Piccià.
Sì, ti prendo, fammi organizzare un attimo le cose. Ok, ragazze. E diciamo, video dei prodotti finiti con aiutante. Oi, guarda là un po'. Saluta. Ciao ciao. Ok, con aiutante che non aiuterà, aiuterà al contrario. Comunque, andiamo avanti. Allora, terminata candeggina delicata dell'omino bianco, la prendo spesso, cioè diciamo in base magari alle offerte che posso trovare, prendo o la Ciel Gentile oppure questa qui. No, non cominciamo però, eh. Oppure questa qui dell'omino bianco, questa è il muschio bianco, però è una formazione che a me piace, insomma, nei detersivi, piace nei saponi. Già ti ho stufato. E niente, quindi questa qua l'aggiungo nelle lavatrici, un tappino, soprattutto quando faccio tipo le lenzuola, quando faccio i panni del calcetto di Emanuele, quando faccio gli asciugamani. Però diciamo che se non metto l'additivo igienizzante aggiungo un tappino di candeggina delicata, quindi mi trovo molto bene. Rimanendo sempre in tema di omino bianco, ragazzi, ho terminato il detersivo che mi è durato tantissimo, ragazzi. Allora, io ho preso questo qua, l'essenza appunto al muschio bianco, questo 52 lavaggi, adesso ho in uso sempre dell'omino bianco, quello con la confezione blu, per i colorati, e ragazze, devo dire che mi è durato tantissimo come detersivo. Sarà che negli ultimi anni, cioè all'inizio ero un po' più sprecona con i detersivi, quindi mettevo tanto ammorbidente, tanto detersivo, insomma. Adesso ho cominciato un po' a ridurre le quantità, anche l'ammorbidente ce lo metto, ma non è detto che metto un tappino intero, insomma. E quindi boh, non lo so, mi sono resa conto che questo mi è durato veramente tantissimo, mi sono trovata molto molto bene. Mi sembra che quando vanno in offerta in risparmio casa li trovo intorno a 2,99 euro. Poi, sempre per la lavatrice, ragazze, ho utilizzato questo prodottino qui di Mauris. Allora, è un anticalcare lavatrice gel, tipo il Calgon. Questo qua l'avevo preso, ma diversi, ma forse più di un anno fa, ora non ricordo. Era un periodo dove non avevo, cioè, quando sono andata a comprare non c'erano offerte Calgon e io volevo ottenermi un prodottino diciamo di scorta. Nel frattempo che ho finito il Calgon in uso in quel momento, è uscita un'altra offerta da qualche altra parte appunto di Calgon e quindi sono andata a riprendermi l'originale. Quindi questo qua, diciamo un simil Calgon, è rimasto sempre lì stipato, 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 fino a che ho detto no vabbè, lo devo utilizzare. Quindi ho terminato appunto questo flaconcino qui da 750 ml del, diciamo, l'anticalcare lavatrice del Mauris. Ragazze, che devo dire, uno ce lo mette, cioè fondamentalmente io non è che posso vedere se effettivamente fanno effetto, cerco però, ecco, di perché non è che vado a vedere dentro i tubi come stanno messi, cerco però di utilizzarli sempre ad ogni lavaggio tendenzialmente il Calgon originale, perché comunque a giro si trova in offerta, se no ecco, questa è l'unica confezione diciamo simile che ho utilizzato. Comunque cerco sempre di metterli perché qua l'acqua è molto calcarea e quindi cerco ecco di salvaguardare l'elettrodomestico in questa maniera. Poi, sempre per salvaguardare l'elettrodomestico, rimanendo appunto in tema sempre lavatrice, ho terminato questo Cura lavatrice. Allora, io di solito la spesa per i detersivi, ragazze, di solito la faccio da risparmio casa. E risparmio casa, almeno dove vado io, non ha moltissima scelta per quanto riguarda i Cura lavatrice. Forse ne ha tipo due tipi. Solitamente prendo sempre questo qua, con il quale mi trovo bene, cioè nel senso che ogni volta che l'ho fatta, comunque la lavatrice, insomma, problemi di odore non ce n'ho mai avuti. Però ecco, dentro il cesto splendeva, vedevo appunto la lavatrice bella, bella pulita, ecco. Però magari voi consigliatemi quelli che voi utilizzate e dove li trovate, dove li comprate, così magari vario anche io un po' con i Cura lavatrice. Mentre per i Cura lavastoviglie ho provato diverse cose perché appunto risparmio casa magari offre più offerta, con i Cura lavatrice c'è sempre poca scelta. Comunque ho terminato questo qua, ragazzi, io lo utilizzo appunto per mettere nel cestino del detersivo, poi attacco il programma diciamo cotone alla massima temperatura come è indicato nel mio libretto di istruzioni. Sì, sei tornato? Vuoi venire qui? Sì. Eccolo. E lo uso anche mettendolo su un pannetto di microfibra
prima di procedere, appunto, cioè, prima di versare la restante parte nel cestino, nel cassetto dei detersivi, una piccola parte la metto su un pannetto e ci vado a pulire le guarnizioni, il vetro dell'oblò, anche un pochino il cesto interno, mentre per quanto riguarda per esempio il cassetto del detersivo lo sciacquo in acqua, proprio lo smonto e lo lavo. Comunque su Instagram, nella storia in evidenza cartella, appunto, si chiama pulizie, trovate anche sia la pulizia della lavastoviglie che della lavatrice. Comunque mi trovo bene. Vuoi farlo vedere anche tu? Parlo di due prodotti, appunto, per la casa, ma non per la cura, la pulizia della casa, ma diciamo che contribuiscono sempre a avere una casa bella e pulita. Allora, sto parlando, ragazzi, dei profumatori, questi qui di Ave & Me. Io, se ho ancora un codice sconto attivo, ve lo lascio in sovraimpressione o comunque giù nell'info box. Volevo parlarvi di questi prodotti. Allora, Ave & Me è un'azienda che produce, appunto, candele e profumatori per ambienti, con la quale ho collaborato, insomma, per diverso tempo. Devo dirvi che le candele sono buone, profumazioni molto, molto interessanti, sono delicate poi nella dispersione, appunto, nell'ambiente, ecco. Mentre, ragazze, quello che mi ha sorpreso di più come tipo di prodotto sono, appunto, i diffusori a bastoncino. Infatti io sono piena in casa di diffusori a bastoncino di questo brand, perché trovo effettivamente efficaci. Quindi loro, io li utilizzo, ce n'ho uno in bagno, ce n'ho uno qua all'ingresso davanti alla porta, ne ho uno in camera da letto, e, ragazze, sentite proprio la scia di profumo, cosa che in passato, anche con brand famosi tipo Mille Fiori, io non riscontravo assolutamente. Quindi se c'è un prodotto veramente che vi posso consigliare col cuore di questo brand, che mi ha sorpreso, sono, appunto, i diffusori a bastoncino. Quindi se a voi piace un tipo di profumatore per la vostra casa, vi consiglio questo brand, magari utilizzando qualche codice sconto. Ripeto, se io ne ho uno attivo, ve lo lascio molto volentieri. E quindi ho terminato, va bene, questo qua Pino, che è un po' vecchiotto, insomma, me l'hanno mandato nel periodo delle feste, che è quella, la versione, appunto, grande. E poi ho terminato Aruba, questo qui. Ho terminato Aruba, che è un profumo un po' floreale, buonissimo, ragazze. Poi giallo, l'avevo scelto, appunto, giallo, perché lo tengo, appunto, qui in salone, nell'ingressetto, e mi piace moltissimo il profumo. E poi ho terminato anche Parigi, che invece tengo in camera, che è strepitoso, floreale come profumo, ma è strepitoso, veramente, veramente buonissimo. Cioè, io sentivo, se vi ricordate un po' come è fatta a casa, io sentivo il profumo di quel bastoncino che, appunto, ho sul comò in camera da letto, sulla cassetta in camera da letto, lo sentivo nel corridoio, top. Ok, poi passo velocemente alle cose di Niccolò, che non sono moltissime, anche perché molte cose, ragazze, le soli, cioè, non accumulo molte cose, ecco, perché alla fine sono sempre le stesse. Che stress. Allora, vabbè, vi mostro questa confezione qui dei baby dry, appunto, della Pampers, con i quali ci troviamo molto molto bene. Avevo trovato questa confezione di 3 pacchetti a, mi sembra, 11,50 euro da Mauris. Sono 58 pannolini, appunto, l'avevo trovati sugli 11,50 euro, quindi avevo preso 2 pacchi scorta. E vabbè, ne ho mantenuto solo uno per dirvi che mi trovo molto bene. Che cos'è questo giochino, sali scendi? Che vuoi fare? Mamma. Mamma? Sì, lo so che sono tua mamma, me lo ricordo. Mamma. Me lo ricordo. Me lo ricordo molto bene. Poi, rimanendo sempre in tema pannolini, ragazze, vi mostro il solito tripack, questo qui di Risparmio Casa, con i quali ci troviamo molto bene. E vi ripeto, ormai da tempo che li prendiamo quando, ecco, magari non trovo altre offerte di altri brand che mi piacciono in giro, e prendo questi Risparmio Casa, perché comunque fanno il loro dovere e costano molto poco, ragazzi. Ho notato una cosa che, diciamo, non è che c'è segnalato qualcosa esternamente che li differenzia, ma mi è capitato una volta di prendere un pacco di questi qua, di questi tripack, e trovare dentro un pannolino che mi è piaciuto anche di più, perché l'ho visto un po' più resistente, diciamo, che ha, mi sembra, dei pallini rosa, una cosa del genere. Mentre solitamente quelli che c'erano capitati fino adesso avevano tipo dei piccoli cuoricini grigi. E noto una differenza tra i due pannolini, proprio a livello di proprio come sono fatti, di qualità, di resistenza, di spessore, ecco.
però esternamente non c'è differenza nelle confezioni, quindi non so se è un po' a caso, se li stanno rinnovando, ci sono ancora cose un po' più vecchie, non lo so. Comunque noi in generale ci troviamo molto bene. Poi parliamo di salviette. Ho terminato due confezioni di queste salviettine qua umide del Conad. Queste sono 72 pezzi e vengono 1,50 euro. Le ho prese la scorsa estate in vacanza, diciamo d'emergenza, nel senso che volevo prendermi un pacchetto in più per stare tranquilla. Le ho utilizzate e mi sono piaciute molto, e quindi nel corso di questo anno, mi è quando capitavo e mi servivano, le ho prese, insomma, le ho consumate. E devo dire, ragazzi, che mi piacciono molto perché sono imbevute il giusto, hanno un'azione insomma molto delicata. E niente, quindi mi sono trovata veramente benissimo. Ve le consiglio se avete un Conad in zona. Poi Fria, che invece prendo da Risparmio Casa, 1,59 euro, sempre 72 pezzi, anche queste molto buone. Sono proprio idratanti, infatti c'è appunto la formula NutriMilk, effetto idratante, si sente proprio anche al tatto quando prendete la salvettina, molto buona. Poi avevo preso, forse da Bimbo Store, questo Bipec, due confezioni diciamo delle salviettine, queste della Hip. Mammi, salviettine delicate, 56 pezzi, senza alcol, senza sapone e senza parabeni, con estratto naturale di mandorle biologico. Mamma, e dai, su! Ma che capiscono così? E devo dire, ragazze, che non mi fanno... Devo dire, ragazze, che non mi fanno impazzire. Lo fai apposta, allora? Lo fai apposta con questo naso zozzo? Non mi fanno impazzire, ragazze. Che c'è? Mi stai chiamando? Sto cercando l'attenzione. Mamma mi ha dato un sacco di cosine per giocare qua. Dicevo, insomma, non mi hanno fatto impazzire perché non sono particolarmente nude. Quindi nel cambio pannolino non mi piacciono. Niente, ragazzi, non ridere a questo. Nel, diciamo, per tenerle in borsa, per pulirgli le manine, per pulirgli insomma la faccia, la boccuccia, insomma possono essere comode. Però ripeto, ragazze, ho provato di meglio e comunque sono delle salviette che non costano pochissimo e sono 56 pezzi queste. Poi finiamo con le cose di Niccolò. Ho terminato questo sapone qui della Nivea. Io, come vi ripeto sempre, tutte le cose diciamo di bagno schiuma ci sono state regalate nell'arco dell'anno di vita di Niccolò in varie occasioni. Questo è appunto un detergente dai capelli ai piedini, delicato, sempre con lacrime, con calendula, 500 ml. Mi trovo bene con questi formati a pompetta, con questo erogatore, perché li tengo vicino al lavandino, e quando ce l'ho in braccio, che lo devo sciacquare al cambio pannolino, sono pratici perché con una sola mano riesco a prelevare appunto il prodotto, quindi molto comodo. L'ho utilizzato appunto in questa maniera, diciamo per sciacquarlo nel cambio pannolino, e come diciamo bagno schiuma, anche se con lui prediligiamo bagno schiuma a base diciamo oleosa, proprio perché soffre di dermatite atopica, e quindi insomma così. Però comunque sto sfruttando quelli che ho in casa senza problemi, e niente, quindi terminato. Passiamo adesso alle cose di cura della persona, corpo, skin care, così. Allora, la prima cosa che vi mostro, ragazzi, è questa crema qui della Sien per i piedi. Ed è un balsamo piedi di una sollieva e freschezza con olio essenziale di menta e arancia. E, appunto, un balsamo che... diciamo ammorbidisce, si chiede, anche se non è un burro, ma più che altro rinfresca molto, quindi ci è piaciuto. Non so se è ancora in produzione questo prodotto qui, però se ricapito e voglio ricapitare in questi giorni per prendere delle cose, lo posso riprendere volentieri. Poi terminato questo, che sta perdendo olio, questo scrub, butter scrub, burro esfoliante corpo con noccioli di albicocca e mandorla della Sweet S Cosmetics, che mi è stato appunto regalato da un'amica, da Giorgia. E allora, non è male, nel senso che effettivamente ha l'effetto idratante, cioè sentite che è ha una base burrosa. La parte esfoliante, secondo, cioè per i miei gusti, è leggera. Poi magari per chi ha pelle più sensibile preferisce cose più leggere, sicuramente allora dovete provarlo assolutamente. Io preferisco qualcosa un po' più di strong, cioè tipo Talasso Scrub, cose di questo tipo, e quindi questo non mi ha fatto impazzire da quel punto di vista dell'effetto scrub, ecco. Poi per quanto riguarda il corpo, terminati due bagno schiuma della Vidal. Sapete che Vidal è uno dei nostri brand preferiti di bagno schiuma, perché ha profumazione buonissime, persistenti, fresche e
ed è economico, quindi soprattutto adesso in estate che si fanno 25 docce al giorno e quindi i bagnoschiuma vanno un po' così, insomma noi ci troviamo molto bene. Un must have nostro è appunto il muschio bianco, questo buonissimo, è uno che mi piace molto prendere ma che non trovo da Risparmio Casa, che ha sempre le solite profumazioni classiche. Questo qua lo trovo in un negozio di cinesi, Exotic Love Fiori di Tiare, buonissimo perché per questo periodo estivo è veramente top, buonissimo, quindi se non l'avete provato provatelo. Poi passiamo alla parte di skincare. E allora ho terminato questo scrub viso della Balea, ragazze, che mi porto dietro da un tempo allucinante. Non è cambiato di profumazione, non mi ha dato problemi sul viso, però me lo sono portato dietro un po' a fatica. Comunque faceva bene il suo lavoro, ha un effetto scrub diciamo buono, e come tutti i prodotti della Balea costa pochissimo. Infatti io vorrei tantissimo un DM qui a Roma, perché cioè, sarebbe una droga per me nel senso che dentro trovo sempre prodotti molto interessanti, anche cose un po' diverse, un po' più specifiche su vari settori, a prezzi sempre molto molto interessanti. Quindi anche chi non vuole o non può spendere molto per skincare e care, insomma cura del corpo e della persona, lì si trovano veramente tante cose interessanti a prezzi molto contenuti. Quindi spero che prima o poi arrivi anche qua. Come abbiamo atteso Primark, magari arriverà anche DM, chissà. Ma poi terminata acqua micellare, questa della Garnier solita pelli sensibili, quindi questa pallina rosa per me è un must have, in casa c'è sempre, anche se ultimamente come diciamo metodo di struccaggio sto prediligendo la doppia detersione, però comunque per me c'è sempre lei in casa. Molto buona, non mi perdo troppo in chiacchiere. Terminato Coco Fresh, dovrebbe essere la seconda confezione, sì, del spuma detergente del Yellow Body, con la quale mi trovo molto bene. Detox Face Cleansing Foam, quindi è una spuma detergente detossinante, e mi trovo bene insomma con i prodotti appunto Yellow Body. Poi passiamo a due prodotti che ho terminato di Veralab, quindi i prodotti dell'esterista cimica. Allora, la prima che ho terminato è la luce liquida, è appunto diciamo un lozione che voi andate a stendere sul viso come se fosse un tonico, diciamo, che vi aiuta a contrastare le impurità, pori dilatati, insomma queste cose qua. Io personalmente non le metto con un batuffolo di cotone o con un dischetto di cotone come indicato sulle indicazioni della confezione. Io le metto un pochino sulla mano e me la stendo sul viso, così non c'è spreco di prodotto, mi trovo veramente molto bene in questa maniera e ho già la confezione grande in utilizzo. E poi ragazzi, un altro prodotto top come ho fatto a vivere senza fino adesso è l'olio denso appunto di Veralab. Allora, questo qua è una mini taglia, perché avevo comprato delle mini taglie di Veralab per iniziare a conoscere insomma i loro prodotti, dopo sono passata alle full size dopo averli conosciuti. Questo è appunto un olio in gel naturale e nutriente che io utilizzo appunto per la doppia detersione, quindi semplicemente voi andate a metterne un pochino sulle vostre mani, scaldate un pochino e andate a sciogliere tutto il trucco, diventate tipo panda, poi andate a risciacquare con una spuma detergente. E veramente ragazze, cioè, io trovo differenza sulla mia pelle quando faccio come tipo di struccaggio, diciamo, quando mi strucco con la doppia detersione o quando mi strucco semplicemente con la micellare e il detergente. Trovo differenza sul mio viso, cioè la mia pelle sta meglio se io uso la doppia detersione, si vede che pulisce più in profondità. E niente, quindi assolutamente, se non avete mai provato i prodotti di Veralab, olio denso dovete provarlo e metterlo nel carrello. Tra parentesi, iscrivetevi alla newsletter perché ogni mese alla fine sganciano uno sconto quindi insomma riuscite a risparmiare un pochino. Top ragazzi, veramente top. E poi finisco ragazze con questa cipria che mi si è rotta la confezione, comunque la Mattifying Compact Powder di Essence nella colorazione 11 Pastel Beige, e mi sono trovata bene ragazze come cipria così da tutti i giorni, non mi tiene il lucido per tutto il giorno, però ragazzi io le ciprie le consumo come vi dico sempre molto velocemente, quindi spenderci troppo
purtroppo mi scoccia. Ho la mia di Kat Von D che utilizzo per, in polvere libera, che utilizzo per matrimoni, cerimonie, occasioni insomma speciali, ma non me la, diciamo, consumo nel quotidiano. Nel quotidiano preferisco cose compatte e più economiche, insomma. Comunque ragazzi, ecco qui tutti i prodotti che ho terminato. Come al solito sarà venuto un video lunghissimo, ragazzi, scusatemi, ma ho smaltito diverse cose e poi c'ho la chiacchiera che sapete che va. Spero come sempre che le mie recensioni possano esservi utili per scoprire dei nuovi prodotti, per provare dei nuovi prodotti. Fatemi sapere voi cosa avete provato, fatemi sapere qual è il vostro cura lavastoviglie, diciamo, di fiducia, e fatemi sapere voi se avete testato e provato i prodotti di Veralab, quali sono i vostri preferiti, i vostri must have. Scrivetemi qui sotto nei commenti, perché io sto provando diverse cose, però ancora me ne mancano, e quindi sono contenta di prendere spunto dai vostri consigli. Mando un bacio grandissimo, ci vediamo al prossimo video, ciao!